Start your computations. Mi sono svegliata con la malsana voglia di rispolverare una vecchia custodia che avevo per il Kindle, perché ultimamente lo sto usando così nudo e crudo come se fosse indistruttibile, però devo dire che sto sempre molto attenta a tutte le mie cose in realtà, tant'è che molti oggetti che posseggono ancora il cartellino e sembrano praticamente nuovi perché tendo a trattarli bene, forse a volte troppo, tipo i numerosissimi sticker che ho preso e mai usato, ma adesso ci arriviamo. Mi è venuta la brillante idea di rispolverare questa cover e decorarla in modo carino. Mi piacerebbe utilizzarla e decorarla con gli sticker. Proprio quelli che non uso da una vita. Ho fatto un ordine su Pampling dove ho preso tra le altre cose questa cover che già volevo prendere la volta scorsa, ma poi ne avevo presa un'altra, questa maglietta che sì, sono piena di magliette, ma questa stampa mi piace tantissimo. In generale tutte le stampe un po' semplici, nere su maglietta bianca. Questo dovrebbe essere un costume da uomo, ma io l'ho preso per me perché è veramente troppo carino e secondo me quest'estate serviranno dei pantaloncini così leggeri. Numerosissimi calzini, questi in realtà non sono di Pampling ma li avevo presi da Primark, non ho potuto resistere al richiamo delle pesche, ma ho preso un po' di calzini anche da Pampling. Tra l'altro, usando il codice CB20 avete un paio di calze in omaggio, quindi vi faccio vedere alcune di quelle che si possono trovare. Stitch ovviamente, ah tra l'altro, cioè vogliamo parlare? Io ho i pantaloni di Stitch e sì, un sacco di roba che è in attesa di essere spedita e venduta su Vinted e niente. Stitch Forever. Ho preso dei fantasmini, Space Invaders, madonna quanto mi piaceva questo gioco. Questi sono troppo carini. C'era anche in versione costume, però niente, mi piaceva di più così a calzino, soprattutto per l'abbinamento colore. E poi questi altri. Questa invece è una canottiera, ovviamente poi devo stirare tutto per bene, però questa è la stampa della canottiera. Ho preso anche una maglietta gigante perché voglio usarla come pigiama perché mi piaceva tantissimo l'espressione contrariata di questo gatto che dice, cioè io mi sono alzato per questo, cioè ma che giornata, sembrava perfetto. E sempre da Pampling ho preso degli adesivi. Allora, qua intanto avevo fatto delle prove, questa è la custodia che vi dicevo del Kindle, ho fatto un po' di prove con gli adesivi che ho. Ho preso questo qua di Pikachu, questo ce l'avevo già, che è sempre di Pampling, e poi questo perché mi ricorda tantissimo Taki. Ho poi vari altri adesivi che ho preso su AliExpress, tranne questo che era di una vecchissima collaborazione, ma non so se inserire magari sul retro. Comunque pensavo di piazzare, che so, questi tre in un certo modo e poi riempire i buchi con questi adesivi che mi piacciono tantissimo, sono ispirati alle illustrazioni un po' vecchie giapponesi, oppure anche queste che hanno il pattern, questo dei fiori di ciliegio, ma ci sono anche quei pesciolini rossi e i Blackmore, insomma. Questi qua con Gudetama, bellissimi, che sono trasparenti, oppure anche questi qua, mi piacevano un sacco, quindi pensavo di mettere tre grandi e poi di riempire un po' i buchi.
finalmente sono riuscita a riprendere questo gel detergente, che è un gel to oil, e io lo uso per struccarmi, penso che sia magnifico, mi piace tantissimo. È appunto un gel che scaldato diventa un vero e proprio olio ed è il tipo di detergente che io preferisco e anzi che preferisco per struccarmi. Mi sta piacendo poi tanto questo siero notte dell'Occitane che mi è stato offerto dal brand tramite Octoly. Questa è la sua versione ricarica. Non ho la boccetta, diciamo, originale perché non l'avevo mai provato questo prodotto ed è appunto un siero notte con una nuova formula, se non sbaglio, ed è particolare, adesso vi mostro. Ha una consistenza quasi di gel e ha delle microsfere che praticamente sono un concentrato di olio, di uno degli oli insomma utilizzati. Queste sfere poi si rompono massaggiando sulla pelle e rilasciano appunto questo concentrato. Tra l'altro ha un profumo buonissimo e se non sbaglio dovrebbe essere elicrisio, ma io non ho ben chiaro il profumo dell'elicrisio. Ho visto che c'è insomma questo fiore e dovrebbe essere questo il profumo, guardato sul sito, però potrei anche sbagliare e lo porto anche sul collo. Piace veramente un sacco come lascia la pelle. Sto usando questo siero da un mese circa e mi piace molto, lo uso soltanto la sera dopo il tonico e prima della crema notte, che in questo caso è la stessa che uso di giorno. Questa qua della Balea, che anche tra l'altro SPF, ah, solo 15, ero convinta 25. Comunque non è un problema perché di giorno io poi ci vado a mettere sopra la crema solare a protezione 50 della Roche-Posay. Dovrei farlo sempre, ma ho ricominciato a farlo soltanto adesso che è un po' più bel tempo, da una settimana. Sì, una settimana. A parte che lascia la pelle molto luminosa, io la sento un po' più rimpolpata e l'effetto del siero dovrebbe essere quello di rigenerare, diciamo, la pelle e di lenirla. Io ho la pelle molto molto sensibile, non mi ha mai dato irritazioni o problemi e soprattutto anche la mattina quando mi sveglio non ho la pelle unta, non tira. E niente, mi piace. In tutto questo non vedete nemmeno come si chiama, è l'Overnight Reset Oil in Serum, perché come vi dicevo appunto l'olio è concentrato in queste piccole sfere, anche molto carino da vedere. Mentre una cosa che non mi sta piacendo molto è questo roll-on che avevo trovato nel calendario dell'avvento di Alverde. È un contorno occhi appunto roll-on, è molto piacevole la sensazione perché è fresco. Comunque la pallina è in metallo e appena la mettete sulla pelle comunque è fresco e quindi è molto piacevole. Il prodotto all'interno non mi sembra che faccia chissà che cosa, non noto differenze, per questo non è che mi faccia impazzire. È piacevole, magari non fa danni ma non fa nemmeno chissà quale beneficio, non lo so. Io non noto nessuna differenza, quindi ok. Mentre la crema che sto usando, che è quella che uso anche per il giorno in realtà, perché ho ordinato un'altra crema da usare la sera. Di solito preferisco una crema un po' più ricca per la sera, ma anche questa non è male. È della linea sempre per pelli sensibili di Balea, senza profumi o altro, e a me non dispiace. Io ho la pelle mista, a volte particolarmente secca in alcuni punti, tipo le guance alla fronte, e mi ci trovo bene, devo dire. Duce pessima da bagno a parte, ora sono pronta per la mia cena. Ieri sono stata al cinema a vedere Animali Fantastici, I Segreti di Silente, ma prima mi sono dovuta guardare un mega riassuntone di quelli che ci sono qua su YouTube perché mi ricordavo veramente pochissime cose. Io credo di aver visto il secondo film una sola volta, tra l'altro, quindi mi ricordavo proprio le cose più eclatanti, ecco. Detto questo, il film non mi è dispiaciuto, tutta la saga in realtà a me non fa proprio impazzire, però è piacevole, ci sono delle cose secondo me molto carine, soprattutto quando ci sono appunto le scene con gli animali. La mia preferita è quella con gli scorpioni di questo film, così proprio senza fare spoiler. Mi è piaciuto tantissimo, anche perché scherzando con mio marito a volte in casa per farlo ridere faccio una danza un po' simile, che io chiamo però la danza del polpo, però vabbè. Mi lascia un po' perplessa il fatto che ogni film tende a essere ripetitivo, cioè segue uno schema che secondo me si ripete,
Però, ecco, non è un brutto film. Al di là di questo, comunque, secondo me rimane un film godibile, carino. Poi il nuovo attore che fa Grindelwald a me piace tantissimo. Stiamo guardando le ultime puntate di Hannibal, che è una serie TV che trovate su Prime, di qualche anno fa, devo dire. Però io sto facendo il rewatch perché in realtà avevo già visto la serie ed è una delle mie preferite, un po' appunto per questo personaggio di Hannibal, che trovo magnetico, super carismatico, e infatti l'attore è perfetto nei panni proprio del cattivo, diciamo così, ed è una serie che si ispira ai personaggi della saga di Hannibal Lecter di Thomas Harris, per chi fosse curioso. È una serie abbastanza cruda, c'è molto sangue, viene definita abbastanza horror come serie, nonostante non sia proprio il mio genere. Questa serie a me piace tantissimo, la trovo molto bella. Se vi piace un po' il personaggio e vi piacciono serie magari di questo tipo, un po' thriller, crime, secondo me vale la pena dargli un'opportunità. Comunque sono molto contenta che ci sia lui appunto a fare Grindelwald, perché secondo me è perfetto. Tra l'altro, se non sbaglio, anche il doppiatore è lo stesso di quello di Hannibal, quindi io proprio mi piace quando c'è continuità in questo senso. Ora, mentre aspetto che la lavatrice finisca, vado avanti con Sangue e Cenere. Sono a metà e sono presissima. Lo voglio assolutamente finire questo weekend, non penso di riuscirci perché in realtà vorrei fare un sacco di cose, però sono veramente presa. Ogni attimo libero che ho, anche solo 5 minuti, tiro fuori il Kindle e mi metto a leggere perché sono presa. Mi è piaciuto molto il tè con limonata di Starbucks, ho provato a replicarlo, ho messo in infusione del tè verde, ho aggiunto il succo di mezzo limone perché era piuttosto grande, un po' di zucchero, quindi adesso proviamo e vediamo com'è. Il profumo è buono, sembra proprio tè verde normale. Non è male. È un po' amaro, forse, però buono. Dovrei cercarmi la vera e propria ricetta, tipo della limonata, e diciamo aggiungere quello al tè. Fra i nuovi arrivi da aggiungere in libreria, motivo per cui vorrei risistemare soprattutto la parte fantasy, c'è questo tomone qua che ci siamo regalati io e mio marito per l'anniversario. Finalmente un'edizione bellissima della Via dei Re di Brandon Sanderson. Io ho i libri di questa serie in ebook proprio perché quando avevo deciso di recuperarlo, tra l'altro, che ridere, sono anni che ce l'ho sul Kindle e non ho ancora letto. Vergogna, perché non c'era, se non sbaglio, una versione cartacea. Poi credo che la Fanucci abbia fatto una ristampa, però non lo so. Questa edizione è veramente bellissima, non riuscirò mai a farvi vedere quanto è curata. Ha le pagine sottili che sembra tipo la Bibbia. Non so come farò a leggerlo, però è veramente molto molto bella. Poi la sovracoperta dietro è fatta in questo modo, anche il libro nudo e crudo è bellissimo. Io ho un debole per i libri in edizione tascabile, flessibile, mi piacciono tantissimo, soprattutto quelli floppy, che fanno proprio swickle swickle, è bellissimo. Però questa edizione devo ammettere che è stupenda, siccome tutti e due apprezziamo particolarmente questo scrittore, nonostante abbiamo letto, tra virgolette, solo 3 suoi romanzi, cioè tutta la serie di Mistborne, Elantris e Il Ritmatista, vorremmo approfondire e quindi nulla, ci siamo fatti questo regalo. Solo che è bello impegnativo e non vorrei metterlo così a casaccio, quindi vorrei risistemare gli scaffali dei libri fantasy, che sono ben 3, e appunto cercare di ritagliargli il giusto spazio. A proposito di fantasy, comunque, ho finito Sangue e Cenere, mi è piaciuto tantissimo. L'ultima parte l'ho divorata ed ero veramente
un mix di emozioni. Ero lì tipo, oh mio Dio, un attimo che mi devo riprendere, o oh mio Dio, cosa sta succedendo? Ci sono dei momenti in cui mi sono detta, cavolo, ma questa cosa è un po' vista e rivista, mi sembra una roba un po' buttata lì, anche questo personaggio, cioè, è troppo bello per essere vero, cioè, un po' poco credibile, però chi se ne frega, è un libro che mi ha divertita, mi ha emozionata e mi ha intrattenuta veramente tanto, avevo bisogno di una lettura del genere, avevo bisogno... Avevo bisogno di sclerare così fra me e me, tra l'altro, però è stato molto divertente, mi è piaciuto, mi è veramente piaciuto. Banda e ciance, vado a sistemare. Anzi, prima vi faccio vedere un po' due dei tre scaffali fantasy. Quello che ho intenzione di fare io è togliere tutto e rifare. Avevamo seguito l'ordine alfabetico per sistemare i libri, ma non mi convince più, non mi piace, soprattutto, boh... Non lo so, non mi convince, ecco, l'ordine alfabetico per autore, insomma. E secondo me no, non mi convince più, quindi adesso cambierò tutto.